E buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion e questa mattina, come tutti i martedì o come quasi tutti i martedì, parliamo di cinema. Parliamo di un film senza colpo ferire, iniziamo subito. Parliamo di un film che ho visto recentemente, di cui insomma vi volevo parlare da un po' in realtà, però martedì scorso diciamo abbiamo utilizzato lo spazio per parlare di Lockdown all'italiana e quindi diciamo abbiamo tardato di un pochettino l'analisi e il commento di un film di Netflix che secondo me può scatenare una riflessione interessante e come avete visto dal titolo insomma non possiamo che insomma avete capito già di che cosa stiamo per parlare e si tratta di Enola Holmes, il film Enola Holmes di Netflix, prodotto appunto da Netflix, per la regia di Harry Bradbeer, che non conosco io non conosco questo regista, sinceramente non so in cos'altro si sia cimentato di quest'anno, del 2020, in cui si parla di questa appunto Enola Holmes. Chi è Enola Holmes? Enola Holmes è un personaggio letterario, in realtà è stato scritto naturalmente da Nancy Springer per una serie di romanzi per ragazzi e tratta le vicende di una fantomatica sorella di Sherlock Holmes e di Mycroft Holmes. Questo personaggio non è canonico nella sfilza di romanzi che sono stati scritti appunto da Arthur Conan Doyle, ma appunto è un'invenzione di questa scrittrice, di Nancy Springer, e parla proprio di questo, parla di una ragazza che deve in qualche modo non farsi prendere dai suoi fratelli più grandi mentre è impegnata appunto nelle sue indagini, nelle sue cose. Nel frattempo Simone dice che non ci può ascoltare perché lo deve ancora vedere. Posso dirti Simone che non avevo intenzione di fare grandi spoiler per questo film, ma ci sta. Allora magari ritorna più avanti, così mi dirai che cosa ne pensi e avremo modo di disquisire anche su questo film in una prossima puntata, quindi sì, goditelo. Nel frattempo io racconto magari in questa prima parte che cosa ho pensato di questo film e poi si vedrà, poi vedremo che cosa succede. Nel frattempo ci mancherai Simone, spero che tornerai presto comunque. Nel frattempo salutiamo anche il buon Hal9k che ci raggiunge. Ciao Hal, buongiorno anche a te. E beh, parlavamo della buona Enola Holmes, se ti fossi perso l'inizio, caro Hal. E beh, è un film questo di cui io avevo una paura abbastanza grande. Una paura per questo film, perché naturalmente stiamo per... Quando ho visto il trailer mi sono detto stiamo per entrare in un altro vespaio di polemiche incredibili per un film che non le meriterebbe secondo me, e infatti non le merita la gran parte. In questa puntata cercheremo di capire quali sono state le grandi critiche, le grandi problematiche sollevate da qualcuno e soprattutto vedremo se sono fondate o meno. Nel frattempo Hal ci dice che ne ha visto un pezzo con i ragazzi, prima o poi lo finirò. Va bene. E beh, iniziamo a vedere che cosa ci ha dato questo Enola Holmes. Innanzitutto diciamolo subito, non è un film terribile, non è qualcosa che non valga la pena di essere visto secondo me. Dopo un po' di tempo che l'ho digerito, in realtà sì, cioè, si lascia guardare, è un film assolutamente tranquillo, non incredibilmente, non è uno di quei film di Sherlock Holmes che secondo me sono usciti benissimo, anche perché diciamo il focus non è su Sherlock Holmes. Vorrei entrare subito a gamba tesa nel discorso che più mi preme di questo film. Perché quando ho visto la locandina e soprattutto il trailer di questo film, non lo so, mi sono messo a discuterne anche con una mia amica,
di questo, appunto, di questo film, per chiederle anche la sua opinione, e abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo accostato certe problematiche anche magari a Mulan, al nuovo adattamento di Mulan per certi aspetti, nonostante le due storie ovviamente siano molto diverse, siano veramente in universi paralleli chiaramente, ma per certe problematiche sono molto molto vicine. Dunque, il problema più grande, naturalmente, è ovvio, che mi è saltato alla mente quando ho visto il trailer, è naturalmente saltato proprio dal nome, dal cognome che si portava. Io prima di vederlo, prima appunto di andare su Netflix e cercarlo, non sapevo che si trattasse di un adattamento cinematografico di alcuni romanzi, non ne avevo idea. E pensavo che fosse un prodotto stand alone, qualcosa che fosse nato così in seno di Netflix come progetto a sé stante, ma avrei dovuto aspettarmelo che non si trattava di un qualcosa fatto tanto perché Netflix non penso si prenderebbe, adesso col senno di poi parlo sicuramente, ma non penso si prendeva, diciamo così, una gatta da pelare così grossa. Perché? Qual è il problema? Il titolo di questa puntata, come avete visto, è Enola Holmes e le spalle dei giganti, perché ovviamente con un cognome così potente c'era il rischio di fare una gran cagata. Qual è la cagata in questione? La cagata in questione è che naturalmente devi, per forza, con un personaggio come Sherlock Holmes, così ingombrante, così prepotentemente sulla scena, così importante naturalmente per la sua stessa lore, per la sua stessa ambientazione, se vogliamo usare un termine italiano, naturalmente, c'era il rischio appunto che la sua assenza, ma anche la sua presenza, fossero messi in scena in maniera piuttosto carente. Perché ovviamente Enola Holmes segue le vicende di Enola Holmes, quindi del personaggio di finzione nella lore del personaggio di finzione. Comunque, segue le avventure di questa ragazzina e non vuole seguire Sherlock Holmes, ma il problema è che nell'universo narrativo di Conan Doyle Sherlock Holmes è praticamente la persona su cui è sempre puntato il faretto, è la persona su cui purtroppo la vicenda è sempre, diciamo, attorno. Lui è il perno centrale attorno a cui succedono le cose, perché lui è quello che cerca di smascherare il colpevole e di risolvere il mistero, naturalmente. E essendo un personaggio così iconico, così potente, la sua presenza e la sua assenza è molto ingombrante. Se si parla di Sherlock Holmes non lo si può mettere in una storia, molto spesso non si riesce a metterlo in una storia in maniera marginale, lo si sente moltissimo. E l'unico modo per non sentirlo è utilizzarlo senza nominarlo, veramente. Mi ricordo nel fumetto John Doe c'è una storia in cui effettivamente lui compare, però riescono ad utilizzarlo solamente come personaggio secondario, ma nonostante questo la sua genialità deve essere messa ovviamente in primissimo piano, perché è quella che ci interessa vedere. Noi quando pensiamo a Sherlock Holmes vogliamo vederlo sempre all'opera, alla risoluzione di qualche mistero grandioso, e quindi vogliamo vederlo brillare, ovviamente. E quindi il mio problema, la mia paura più grande, era appunto che nel voler raccontare la storia di Enola Holmes si cercasse sempre comunque il riflesso di Sherlock da un'altra parte, che non si riuscisse mai a prendere veramente sul serio proprio la protagonista, proprio le cose che fanno la protagonista, nonostante il ruolo di Sherlock Holmes in questo film sia chiaramente molto molto marginale. Adesso lascerò da parte completamente il libro e parlerò solamente del film, perché naturalmente il libro non l'ho letto e di conseguenza non posso parlarmene. Ripeto, non ne conoscevo l'esistenza prima di questo film, chiaramente, qui, e solo andandomi ad informare ne sono venuto a conoscenza, di conseguenza non potevo leggerlo prima di questo film. Quindi parleremo solo di questo. Quindi se qualcuno di voi ha letto il libro e vuole magari farmi delle correzioni, parlarmi di cose aggiuntive a questa storia, tutti i contatti sono alle note di questo episodio. Quindi, qual è il grande problema di Enola Holmes? È appunto questo, cioè di base hai sempre questa pesantezza, hai sempre questa assenza, questa mancanza sulla scena di Sherlock Holmes, hai sempre questo macigno da portarti attorno, e quindi questo
non dà una grossa mano al film. È sempre qualcosa che sembra quasi volersela trascinare come una sorta di palla al piede, ed è pesante ed è difficile andare avanti così. Però c'è un però, perché il film se ne rende conto. Cioè, e secondo me anche la scrittrice se ne è resa conto. Cioè, voler raccontare Sherlock Holmes senza raccontare Sherlock Holmes è dura. Di conseguenza ha messo la protagonista in una storia in cui proprio questo aspetto è centrale nella sua vita. Perché qual è il punto? Il punto è che la ragazzina, lo vediamo anche dal trailer, è rimasta sola. I due fratelli più grandi naturalmente hanno le loro avventure da seguire, mentre lei, diciamo, si ritrova coinvolta in una storia più grande di lei a seguito della sparizione di sua madre. La grande Helena Bonham Carter, che in questo film non è che abbia fatto chissà che cosa, non è che si sia impegnata più di tanto, ma vabbè, cioè, alla fine non era uno di quei film in cui ti potevi tanto, diciamo così, in cui potevi spiccare, in cui potevi renderti, diciamo, particolarmente pesante nella scena, diciamo. Helena Bonham Carter fa il suo, è il nome importante, è il nome grosso, assieme a Henry Cavill, che poi... grandi, ok, cioè bello, perché utilizzi Henry Cavill appunto per fare Sherlock Holmes, per portare tutti a vedere questo Henry Cavill che si cimenta pure a fare Sherlock Holmes, solo che, ripeto, questo appesantisce ancora di più il ruolo di Sherlock Holmes, a sfavore naturalmente della sorellina più piccola, che risulterà sempre comunque in svantaggio rispetto al fratello più grande. E questo chiaramente è un problema per la storia, è un problema per la buona riuscita del film, ok? Però è ovvio, non si può sempre stare a pensare a modi comodi di fare cinema. Alle volte bisogna anche sporcarsi le mani, bisogna fare delle cose meno convenzionali, meno comode per il regista, per chi scrive una storia. Il risultato di questo film, ripeto, secondo me non è da... Non dobbiamo essere troppo cattivi, secondo me, con questo film. Ha fatto il suo, ripeto. Non è un film cattivissimo, non è un film così terribile come lo dipinge qualcuno. Ma andiamo adesso ad analizzare un po' più a fondo. Quindi andiamo a vedere un po' sotto la scorza. Vediamo i personaggi che ci sono in questo film. Allora, lo youtuber Victor Laszlo 88 nel suo canale, che ha recensito questo film, io lo ripeterò sempre, io e quel ragazzo non avremo mai gli stessi gusti in fatto di cinema, sul serio. Quello che lui trova pesantemente brutto di solito a me piace, quello che lui invece detesta, cioè quello che lui detesta a me piace, e viceversa, insomma. Cioè, non so per quale motivo. E lui ha recensito molto negativamente Enola Holmes per certi aspetti. Uno degli aspetti di cui si è lamentato è il fatto che, siccome c'è molto girl power in questo film, cioè si dà molto spazio ovviamente alle donne forti, alle donne indipendenti, anche perché il film lo richiede, dato che tutta la storia è incentrata naturalmente sulla votazione del suffragio universale, aperto anche alle donne ovviamente. Quindi torna prepotentemente, diciamo, il tema del femminismo e dell'indipendenza delle donne, chiaramente. E si vedono donne ninja che combattono, che imparano il jiu-jitsu nel dietro degli scantinati, insomma, cose. Adesso non sto tanto a spoilerare, giustamente, per il buon Simone che sta facendo colazione. Però si vedono cose, ovviamente, cose che anche nel trailer si intuiscono, perché vediamo Helena Bonham Carter che insegna a tirare con l'arco alla figlia, che le insegna a combattere, a pensare, a leggere, per carità. Sono cose molto belle, ovviamente. Però secondo Victor Laszlo 88, diciamo, questa cosa, diciamo, fa pendere molto la bilancia chiaramente al discorso femminista. Gli uomini risultano, secondo lui, un po' una merda, ok? Parafraso, non sono le sue parole esatte. Poi però, sempre parlando con questa mia amica, ci siamo resi conto che no, in realtà non è vero. È semplicemente che questa è una storia che ha pochi personaggi, non ne ha tanti, quindi non hai proprio troppi modelli di riferimento a cui dare credito. E comunque quei pochi modelli di riferimento sono
un ventaglio di modi di pensare, di situazioni, di contesti che sono molto, secondo me, giusti in realtà, perché hai chiaramente Mycroft e Sherlock con le loro personalità. Sherlock è molto più con la testa fra le nuvole, più, diciamo così, più permissivo, più curioso che altro, mentre Mycroft ha una mente sicuramente più geniale di Sherlock, anche se in questo film non lo si dà molto a vedere, non si sono molto concentrati sulla genialità di Mycroft, nonostante Arthur Conan Doyle abbia scritto, abbia fatto dire al suo Sherlock che suo fratello più grande è molto più intelligente di lui, ma hanno tipi di intelligenza molto diversa, perché Mycroft è una persona molto, molto regolata, molto, molto pacata, che svolge lavori per il governo e quindi fa sicuramente un lavoro meno deduttivo, meno di cervello, ma è una persona molto più potente mentalmente, secondo Sherlock, mentre lui è pura genialità, puro intuito, e quindi ha una mente meno più deduttiva, sicuramente meno legata magari alla, come posso dire, cioè molto più artistico sicuramente Sherlock, anche perché lo sappiamo, suona il violino, fa sport da combattimento, insomma si dedica a tante piccole ricerche anche chimiche, però lo fa sempre in una maniera molto sregolata nello Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Mentre in questo film, altra cosa di cui si sono lamentati in molti è il fatto che i personaggi non seguono molto lo schema tracciato proprio da Arthur Conan Doyle, perché vediamo un Mycroft molto stronzo, un uomo assolutamente del suo tempo, dei primi del Novecento, che le donne devono stare in cucina, devono sposarsi e fare questo, mentre Sherlock invece è visto in maniera un po' più simpatica, molto più, ripeto, permissivo nei confronti della sorella, che la tratta un po' meglio, che è colpito dal suo acume, dalla sua intelligenza, ovviamente. Però anche Sherlock secondo me un po' è frenato per il fatto anche che è Mycroft quello che si deve occupare delle persone, poi lui stesso è proprio negato con la gente. Però si sono lamentati in molti che ci sono solo pochi dei tanti aspetti di Sherlock e di Mycroft, mentre altri canonici non sono stati trattati, per esempio la tossicodipendenza ovvia di Sherlock Holmes, cioè il suo essere un tipo molto eccentrico, molto appunto così un po' sopra le righe, che se ne frega abbastanza delle convenzioni, nonostante si venga ripetuto più volte da Sherlock che lui non si vuole, non vuole parlare di politica, appunto perché la trova una cosa noiosa, cioè lui ragiona così: se una cosa è divertente allora la tratto, se una cosa invece è noiosa la lascio stare. In questo film appunto c'è questa cosa qui, cioè che viene trattato pochissimo il suo lato più eccentrico, che viene sempre mostrato vestito di tutto punto, lo vediamo sulla scena molto poco in realtà Sherlock, quindi non anche gli aspetti della sua appunto in tutto quello che fa, diciamo, è molto misurato, lo vediamo sempre, ripeto, perfetto sulla scena, mentre sappiamo dai racconti di Conan Doyle che Sherlock invece è molto molto più sregolato e Mycroft invece è molto più geniale, non è così bastardo ovviamente, però ripeto, secondo me nell'economia della storia ci può stare che non abbiano fatto per forza un omaggio anche qui a Conan Doyle, ci sta. Poi ripeto, io non ho letto i racconti, quindi non so come la scrittrice abbia trattato questi personaggi e se li abbia trattato in maniera diciamo abbastanza approfondita da costruire una personalità più vicina a quella fatta dall'autore, oppure se ne abbia stravolto completamente i cardini. Ma nel frattempo leggiamo un po' la chat, perché stamattina scrive parecchio e sono contento. Leggiamo: i racconti di Conan Doyle li ho letti e riletti la prima volta da ragazzo. Il film riprende l'ambientazione, ma negli anni hanno saccheggiato in molti, a partire da Elementary, ma anche Sherlock, pur essendo una bella serie. Questo film prenderà molto pubblico nella fascia adolescenziale perché hanno scelto bene la protagonista. È verissimo, verissimo. Questo qui a me è piaciuta molto l'attrice. Lei fra gli adolescenti è molto amata per Stranger Things, non sapevo che fosse tratto da un libro, e invece sì, mio caro Al. Sì, Mycroft non è fedele ai racconti, ma anche Sherlock nel film è troppo misurato. È vero,
cioè lo vedi che è perfetto, lui proprio non ha mai un capello fuori posto, il vestiario sempre perfetto. Invece, ripeto, chi conosce un minimo Sherlock Holmes sa perfettamente che non è proprio così. Lui è, ripeto, un tipo molto eccentrico, molto sopra le righe. Questa storia invece ci dice il contrario. Ripeto, a me non stava così male in realtà pensare che questo film volesse mostrarci uno Sherlock Holmes più tranquillo, più adatto ai ragazzi sicuramente. Cioè dobbiamo considerare anche che questo è un film per ragazzi, ok? Che succedano cose gravi, cioè ok, ci sono i morti, ci sono cose insomma particolari in questo film, però secondo me uno Sherlock di questo tipo, più family friendly, per questo tipo di pubblico è adatto, e non ci vedo nulla di sbagliato alla fine. Poi ripeto, Sir Arthur Conan Doyle non ce ne vorrà dalla tomba se si saccheggia un po' la sua opera. Sicuramente lo so che non è una giustificazione questa per fare il cacchio che vogliamo dei personaggi, delle storie, ma però giustamente, come ricordi tu, ci sono tanti adattamenti di Sherlock Holmes che sono sicuramente fatti peggio di questo, e ci sono, ma anche sicuramente fatti meglio. Per dirvi, il mio personale Sherlock preferito è Robert Downey Jr. Secondo me lui ha proprio unito tutto quello che andava detto di Sherlock Holmes, perché è geniale, misurato, eccentrico, sopra le righe, è un artista, cioè c'ha le movenze giuste, quando lo devi vedere strafatto lo vedi strafatto. Insomma, secondo me lo Sherlock migliore di tutti l'ha fatto Robert Downey Jr. Perché, e poi i suoi film, i film di Sherlock Holmes di Robert Downey Jr. io li riguarderei sempre. Sono belli, sono fatti bene, cioè c'è azione, c'è genialità, ci sono le scene appunto in cui collega tutti i puntini, che sono belle, e a me quelli lì secondo me sono i migliori, sono le migliori storie di Sherlock Holmes che sono state prodotte. La serie Sherlock, facciamo a sto punto tutti i collegamenti con del caso, anche se non andrebbero fatti parlando di Enola Holmes, appunto, che stavo dicendo? Mi sono perso. Stavo facendo tutti i film in casa. Mentre la serie Sherlock, dicevo, non è proprio riuscitissima per certi aspetti. Allora, il primo è il mio personale errore, che l'ho visto doppiato. Questa è una delle poche volte in cui io non difendo il doppiaggio, perché secondo me hanno preso il doppiatore sbagliato per doppiare proprio il protagonista, perché non ci sta per niente con la voce di Benedict Cumberbatch. Quindi la serie Sherlock, diciamo, me la sono rovinata con il doppiaggio. Però è bella anche quella. Solo che gli adattamenti moderni di Sherlock Holmes non mi piacciono più di tanto. Preferisco che si rimanga sempre in quell'ambientazione lì. Quindi il problema serio di Enola Holmes, torniamo a monte con il problema, è proprio questo, che come avete visto anche qui, no? Ne stavamo parlando, dovevamo quasi parlarne in maniera marginale, ma abbiamo passato quasi tutto il tempo a fare i confronti e a parlare non tanto di questo film, quanto invece di Sherlock Holmes, della sua figura, di quanto fosse fico, di quanto è magnifico, ok? Ed è questo il suo problema, che non puoi separare le cose. Ed è grave per un film del genere, e ti fa partire proprio in retromarcia durante una gara, cioè una cosa del genere. E quindi, diciamo, non era facile portare sulla scena qualcosa. Quindi mi immagino, dato che secondo me questo film non ha avuto pochi ascolti, mi immagino, suppongo che si farà un sequel di questo film, anche perché se i romanzi effettivamente sono tanti e ormai hanno preso i diritti per poterne fare una serie di film, secondo me continueranno e faranno bene, perché comunque un film solo non ci basta per conoscere bene questa Enola Holmes, e futuri film secondo me possono dare il via a delle avventure niente male, che possono effettivamente farci conoscere meglio questo personaggio, farlo evolvere, farci vedere qualche avventura in più, perché poi il caso che è stato trattato in questo film
Non è che mi abbia entusiasmato moltissimo. Non racconto dettagli su come procede l'indagine, dico solo che non è proprio bellissimo come giallo, ecco. Forse perché è più legato all'azione, si voleva secondo me legare molto di più le scene d'azione, mentre io sono molto più appassionato dei misteri, ok? Quindi proprio la risoluzione del caso. Io preferisco, diciamo, questo tipo di Sherlock Holmes, appunto, che, ripeto, unisce i puntini, fa vedere la sua genialità, ok? Perché, per carità, l'azione è bella, l'azione, un combattimento ci sta, però, per dirvi, no, a me piacciono i combattimenti anche dei film con Robert Downey Jr. proprio nelle scene in cui analizza i tipi di colpi che fa e perché colpisce in quella maniera. E, per me è una figata che lui utilizzi appunto la sua mente razionale in un momento in cui dovrebbe prevalere solo l'istinto. Invece colpisce in maniera sensata e mirata, anche programmando tutto in una frazione di secondo. E a me questo mi ha sempre fatto impazzire, però perché appunto si utilizzano... Si utilizza un escamotage, naturalmente, puntando tutto sulla genialità di quest'uomo che riesce a venire fuori anche nelle situazioni in cui di solito il cervello preferisce l'istinto, ecco qua. Mentre in questo Enola Holmes si pensa molto di più, ripeto, all'azione, si vuole molto di più pensare alla fisicità dei personaggi. Ci sta in qualche modo che si analizzi questa cosa, anche perché i protagonisti di questo film hanno 14 anni, 14-15 anni, sono giovani. E la stessa Enola Holmes sta vivendo dei cambiamenti molto, molto seri, perché ok, ritorna prepotentemente qui, sì, l'indipendenza femminile, chi vuoi essere da grande, tutte le questioni legate al femminismo, ma non solo, è anche una storia di crescita questa, è una storia di formazione. E diciamo che nonostante il discorso di base mi piaccia, cioè il fatto di voler raccontare la giovinezza e il maturare di una donna, di una giovane donna, attraverso un viaggio molto difficile per lei, però c'è anche un aspetto che non è che mi sia molto piaciuto, cioè il volerci infilare per forza una tensione sentimentale all'interno del film, di cui non ne sentivo il bisogno, soprattutto che non mi aspettavo, soprattutto perché, Simone, tappati le orecchie, spero tu non stia sentendo più perché adesso faccio un piccolo spoiler, spoiler in 3, 2, 1, questa tensione non porterà assolutamente a niente, e ci sta, ok, che non porti assolutamente a niente, ma io non l'avrei proprio fatta di default, non l'avrei proprio messa, perché è un problema, cioè... Volermi dare tutta questa attenzione, volermi coinvolgere in qualcosa di così improvviso, di così non necessario, diciamo, appesantisce solo la storia, proprio con questi giochi di sguardi, di cose, che poi magari me li mascheri in, vabbè, ma io ti sto solo dando una mano perché tu da solo non ce la faresti. No, non funziona così, cioè, no? Non mi prendi per il culo, tu hai 14 anni, non, puoi essere geniale quanto vuoi, ma non mi prendi per il culo, cioè tu lo stai facendo per il motivo che sappiamo, non ti posso prendere sul serio su sta cosa, non ci riesco, mi spiace, non ce la faccio. E sto parlando appunto dell'altro protagonista, che vabbè, è un ragazzetto che ovviamente l'hanno messo lì per controbilanciare una donna forte con un ragazzo coraggioso, ok? Che vabbè, ok, non commenterò, non è necessario commentare questo pezzo, va bene così, secondo me. Che volevo dire per ultima cosa? Beh, in sostanza... Sherlock Holmes è un film che, sì, vabbè, ecco, come vedete, proprio lo spessore della protagonista, beh, me la fa anche dimenticare. Dicevo, nel frattempo, il microfono nel frattempo si suicida perché non ne può più di me. Comunque, dicevo, Enola Holmes è un film che purtroppo non supera le aspettative che avevo. Potevo, diciamo, volerlo, nonostante io avessi paura all'inizio per questo film, diciamo, volevo dargli una speranza, volevo essere buono, volevo cercare di vederci una possibilità, però non supera più di tanto le mie aspettative, non gli voglio male a questo film assolutamente, penso che comunque sia girato bene,
Il suo più grande problema però è in una gestione dei dialoghi poi che non mi è piaciuto. Ci sono dei dialoghi molto forzati in certi punti che mi suonavano molto strani in realtà, e non so se era per l'adattamento italiano oppure se era perché è proprio scritto così. Dovrei farmi una seconda visione in inglese per fare un confronto, ma non so se ho voglia. Però essendo io amante del doppiaggio, cerco sempre di guardarmi film doppiati. Lo so, molti di voi potrebbero star cercando il mio indirizzo per mandarmi dell'antracio in questo momento, ma sono una brutta persona, lo so, guardo i film doppiati. Lo so, per voi hipsteroni del cinema, lo so che è una brutta botta questa, però io amo il doppiaggio, che devo farci? Amo vedere come lavora il nostro paese sotto questo aspetto, e soprattutto non ho voglia di leggermi i sottotitoli. Perché ok che un po' di inglese lo mastico, ma poi ho paura degli accenti, ho paura di tutte quelle espressioni che non conosco. No, vabbè, sono molto pigro in questo aspetto. Però dicevo, è un film sicuramente che si lascia guardare senza troppi problemi, le scene scorrono abbastanza bene, e in cui c'è il classico problema del dover depotenziare una figura molto presente, molto pesante nella scena, appunto per dare un po' più di risalto invece ad una protagonista che non riesce a starci dietro. Per dirvi, la serie Sherlock ha fatto il contrario, perché anche nella serie Sherlock c'è una sorella di Sherlock Holmes che non mi ricordo se l'avevano anche qui chiamata Enola. Non mi ricordo, mi pare di no, però, che nella serie Sherlock si chiama la sorella di loro due si chiamava in un altro modo, ma era effettivamente tipo il triplo più intelligente di loro. Il problema è che appunto questa sua intelligenza tipo triplicata era un problema per lei stessa, lei era pericolosa per lei stessa perché era troppo intelligente, ripeto, per campare, era proprio ai limiti di sindromi proprio mentali. C'è proprio un episodio lunghissimo, bellissimo, con questa sorella nella serie che ti lascia proprio col fiato sospeso tutto il tempo, e nella serie Sherlock appunto hanno fatto il contrario, cioè hanno mantenuto l'intelligenza, l'acume, la sensibilità dei personaggi come ci si aspettava, ma hanno creato un personaggio ancora più forte, ancora più intelligente, ancora più avanti, e che quindi rappresentava una vera e propria sfida per i personaggi, mentre in questo film hanno fatto il contrario, cioè hanno depotenziato i due personaggi pesanti nella scena per dare, diciamo, più risalto alla protagonista, che invece diciamo si mantiene sul geniale, ma comunque ancora a livello piuttosto umano, non è un supereroe, non è qualcuno di invincibile, e sono tutte persone piuttosto normali in questo film, e vabbè, va bene così alla fine. Non è, ripeto, non è un film pesantissimo, non è qualcosa che non si regge, anzi è molto molto leggero, lo consiglio. Anzi lo consiglio doppiamente perché voglio sapere la vostra opinione, chiaramente, e per farlo, come sapete, avete tutti i miei contatti nelle note di questo episodio, in cui potete scrivermi, potete farmi sapere che cosa ne pensate, e potete soprattutto seguire le mie prossime avventure, perché ce ne saranno, perché sto preparando della robina molto carina. Devo scrivere un nuovo episodio di Oro, ho in mente un argomento ma non so se può interessare, vedremo. Che dire, signori, io sono contentissimo di aver portato anche questo episodio, anche se chiaramente non è proprio l'argomento della vita in Ola Holmes, ma sono felice di fare questi martedì, perché comunque scatena molto la riflessione, scatena molto il mio, tra virgolette, ingegno, tra tante virgolette ingegno. Detto questo, signori, vi ricordo che questa trasmissione è distribuita da Runtime Radio, dove sempre nelle note di questo episodio potete trovare tutti i nostri contatti per trovarci, per sostenerci, soprattutto perché ne abbiamo veramente bisogno. Abbiamo bisogno del vostro supporto, sia di ascolto, sia di pecunia, ma non si parla di soldi, che schifo, che volgarità, blè, cattivi.
E quindi vi invito, signori, a scoprire tutto il mondo di Runtime. Facciamo un po' di radio di servizio, visto che è uscita un po' di robina, chiaramente. Ieri, di nuovo, un'altra puntata di OGM, sempre i nostri oscurantisti giuridicamente maleducati che parlano di... che hanno intitolato il loro episodio, nel frattempo macchine che partono, ciao fratello, buon lavoro. Avete comprato il lievito, chissà di che cosa parleranno, non l'ho ancora ascoltata, non vedo l'ora. E dunque, poi, fra le altre uscite di Runtime di questa settimana ci sono... allora, il nuovo episodio di Snap, che vi invito ovviamente a recuperare se non l'avete ancora fatto, uscito proprio ieri, e un altro venerdì scorso, naturalmente, quindi due episodi di Snap siete indietro, signori, quindi recuperate assolutamente. Poi ovviamente una che un podcast che non ho mai pubblicizzato ancora, ma sono Gli Scimmioni Non Leggono Nietzsche, e appunto sabato è uscita l'ultima puntata di questa fantastica trasmissione, che parla di libri, è una disquisizione su tanti argomenti passando da un libro all'altro, è una costruzione molto molto interessante che vi invito naturalmente a recuperare. Io non mi perdo una puntata perché è veramente molto, Simone è veramente molto molto brava a portare i suoi episodi. Poi, proprio oggi è uscita la nuova puntata di Survival Hacking, e quindi una fetta di torta con 7 bignè. Non so di che cosa parlerà il buon Davide Gatti, e in effetti ho un po' di episodi da recuperare di Survival Hacking, quindi mi devo mettere sotto ad ascoltare, perché chiaramente sono tutti molto molto interessanti. Sì, anche Al ci conferma che Gli Scimmioni sono un grande podcast, è vero. Quindi, signori, con le dovute raccomandazioni, quindi del caso, tutti gli ascolti di Runtime che vi invito a recuperare, io non posso che ringraziarvi di nuovo per averci seguito, per avermi seguito, per avermi ascoltato e avermi dato un minimo di supporto. Quindi grazie Al, grazie Simone e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno sia in podcast che su YouTube, perché naturalmente questa trasmissione verrà appunto trasposta proprio oggi anche su YouTube come sempre. E quindi, signori, grazie ancora, e detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.